un mini dress completamente in pizzo e tempestato di cristalli. Così Annalisa ha detto sì al suo Francesco Muglia, il manager sposato in gran segreto il 29 giugno scorso. Da tempo la cantante ha detto addio a Luca Acquesapone per dar spazio ad una nuova versione di lei, più sensuale e grintosa, e lo ha fatto anche alle sue nozze, sorprendendo tutti. Annalisa ha detto no al classico abito principesco, a sirena o scivolato, scegliendo per l'occasione un vestito cortissimo, da vera pop star. È questo il nuovo trend delle spose di oggi? Essere contemporanee e non tradizionali? In passato, una delle prime a sovvertire le regole canoniche dell'abito nuziale fu Loredana Bertè, che convolò a nozze col tennista Björn Borg indossando un velo color rosso fuoco che fece molto discutere. In tempi più recenti aveva puntato sull'originalità anche Alessia Marcuzzi, scegliendo un vestito molto corto sul davanti e con una lunga e pomposa coda sul dietro. La scorsa estate Federica Pellegrini ha invece scommesso sulla tradizione, arrivando all'altare con un abito in seta micado, il velo lungo 4 metri, un fiore tra i capelli e un paio di occhiali da sole, unica nota eccentrica per un matrimonio all'insegna dell'eleganza. Innamorata dello stile classico anche Jennifer Lopez, che per promettere amore eterno al suo Ben Affleck ha incantato tutti con una gonna voluminosa dall'immenso strascico e un lunghissimo velo. Da una parte quindi le spose romantiche, sognatrici, affezionate all'abito classico, dall'altra quelle moderne che reinterpretano i trend del momento mirando al colpo di scena, come la bellissima Annalisa. Cosa è meglio? Rompere gli schemi ed essere innovativi? O mantenere fede alle tradizioni per non rischiare che si perdano nel tempo?